oggi che giorno è? Il compleanno di papà. Vai a fargli auguri, corri. Corri nel lettone. Dai, vallo a svegliare. Di papà, sveglia. Gli auguri, papà. Dagli bacini, dagli bacini, dai che è il suo compleanno. Io le do a te? No, io le do a papà. Tieni tu questo, allora. Vieni qua. Papà. Auguri. Papà. Stussalo un po', Dredd, che c'ho in mano il telefono. Stussalo, fai così, che sennò non si sveglia mica quel pelandrone. Dai, dai, dai. Dai, bigattino. Papino. Auguri. Auguri. Fagli gli auguri, dai. Da chi si è svegliato? Ma è asciugata la mia moglietta? Eh sì, è che l'abbiamo asciugata. Allora voglio metterla. Certo. Togliti mo' il pigiamino da fantasmino. Ciao, Dreddino. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Guarda lì. Sto preparando la spremuta. Ma c'è anche il regalo, Dreddino, mi sa. Cos'è quella sporta? Ma cosa sono queste? Sono tutti gli striscioni degli auguri per il papà. La mamma ha preparato tutto mentre eravate a nanna. È stata brava la mamma? Sì, sì, è stata brava. Facciamo una festa, Dredd? Sì, facciamo una festa. Ah, amore, c'è un problemino in bagno. Dove c'è? Non va più giù niente. Vieni, vieni, corri, corri. Io, corri. Amore, ho fatto un errore. Cioè? Sarebbe? Ho aperto la merda, c'era la valvola aperta fuori. No, sul serio? Te lo giuro. Vai a coprirla con qualcosa. Che figa. Senti che puzza. Amore, c'è la gente che ci guarda. Lo so. C'è tutta la tisana piena. C'è 2 litri di tisana, amore, aspetta. No, no, amore, me la rovesci? Piantati stretto, Adre. Oh, vai strapiano, amore. Guarda dove c'è anche il bicchiere. Merda. Merda, non ho rovesciato la metà, amore, fermati! È andato tutta la spremuta. Amore, fermo! Non posso parlare, amore. Oh merda, amore, no! Amore, andare su, non so cosa fare. Ho rovesciato 2 litri di tisana, Nicola, non ne ho più. Siete accorti di cosa è successo? Perché mi è volato via tutto? È successo in pratica che nel nostro vicino, che sia cassetta che nautico, c'è una leva da tirare dove praticamente la vaschetta si svuota nella vascona, diciamo, del nautico, no? E praticamente l'ultima volta che siamo andati a svuotare, Nicola si è dimenticato la valvola aperta, quella del nautico, quindi della vascona sotto. Quindi lui questa mattina, eravamo in mezzo alla gente nel pieno del paseo marittimo, è andato a tirare la leva per svuotare la vaschetta dentro al nautico e c'era la valvola aperta sotto, quindi tutto si è svuotato direttamente sopra al terreno. Tutti che si giravano, una puzza tremenda. L'unica cosa è che ci abbiamo buttato dell'acqua, non puoi fare nient'altro, la stronzata l'hai già fatta in tutti i sensi.
Vabbè, comunque. Così siamo dopo partiti da lì perché non potevamo fare colazione e ci siamo spostati perché non riuscivamo neanche a tenere le finestre aperte. E per spostarci dovevamo attraversare per forza una salita. Nella salita si è rovesciato tutto quello che avevo preparato, quindi la tisana, dentro alla spremuta, tutto dentro i cassetti. Buon compleanno! E quindi niente, mi sono svegliata prima a far tutto per niente, perché il mio amoroso, soprannominato Tasmania, ha portato via tutto nel suo vortice. Angurizzatevi! Quindi niente, adesso abbiamo mangiato, proseguiamo con i festeggiamenti. Prima scelta di Nicola, andiamo a berci un caffè al solito posto. Da nostro amico. Si ricarica di energia mattutina. Coffee alla Toscana. C'è un vento assurdo con le graziele, te la comunico. Bene, pure in via. Ora direzione Puerto del Carmen e boh, quello che arriva arriva. Oggi non si bada a spese, non si bada a dieta, non si bada a palestra, si bada un cazzo, neanche a dread. No, lui sì, dai. Aggiornamento dell'ultima ora, e Dread si è addormentato. Abbiamo provato a tenerlo sveglio fino all'ultimo, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono 2:30, adesso aspettiamo un attimo che dorma almeno mezz'ora, tre quarti d'ora. E nel frattempo si è rotto il cavo dell'iPhone. La Margot ha tirato il cavo, sapete che vi ho fatto vedere nell'altro video dove vi presentavo il mio camper che dorme proprio qua davanti, dove ci sono anche gli attacchi dell'accendisigari, del caricabatterie e così. E niente, adesso Nicola è sceso qua dai cinesi, è andato a comprare un cavo al volo dato che aspettiamo che Andrea dorma, e poi dopo continuiamo il tour se il suo principino, il signor Parasti, si sveglia. Tanti auguri! Vai! A te! Tanti 29! Auguri. A te! Tanti auguri! Ma avete già soffiato! Auguri! Bene, e bene, Nicolito deve aprire il suo regalo. Allora, questa qua... Nicola non ha la più pallida idea di cosa sia. Perché? Perché l'altro giorno ho fatto una furbata che vi racconto mentre l'apre. Tanti auguri, amore! Grazie! Yeah!
Allora, praticamente l'altro giorno eravamo al mercato a Villa Teghise. Eravamo dentro al negozio, quello super mega splendido. Sì, sì. E entri e sembri dentro a un, non lo so, a me sa molto di posto indiano, etnico, fa un sacco. Comunque non c'è un angolo che sia libero, è veramente un'atmosfera magica. E lui ha provato questa maglia, però mi sono inventata che costava troppo, cioè ho fatto un po' la... Vabbè, intanto mi chiamano qua il T-Rex perché non voglio mai spendere soldi, quindi ci ha creduto. Io ho detto, no, guarda Nicola, dai, abbiamo appena comprato i braghini ai bimbi, non andiamo a spendere altri soldi. Lui ce l'ha rimasto un po' male, però avevo già organizzato tutto perché lo sapevo che lì dentro c'era qualcosa che gli piaceva di sicuro. Così siamo saliti sul camper, poi gli ho detto, oddio amore. Oh, neanche. È fighissima. Bella, bella neanche. Grazie amore. Prego. E siamo saliti sul camper e gli ho detto, vado a cambiare i braghini perché voglio comprarli un po' più in crescita a Dredd, che altrimenti poi non gli vanno bene il prossimo anno, e mentre a Ryan li ho già comprati in crescita, quindi poi è bello che li portano insieme. Così con una scusa sono tornata indietro facendo finta di cambiare quelli, in realtà sono andata a prendere quella, me la sono nascosta dietro e poi l'ho nascosta dentro in camper e... Non lo sapeva che gliel'avevo presa, insomma, perché è difficile farsi le sorprese abitando insieme, ovviamente. E niente, questa è la storia della maglia. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Tirami su, venuto egregiamente ieri sera, molto alto l'ho fatto. Questa Voiardi, perché qua i pavesini non ci sono. C'è buono. Devo farvelo vedere. Buon amore. Sei soddisfatto della mia torta di compleanno per te? Dredd è tutto emozionato. Fammi vedere Dredd cosa ti ha regalato Fabio. Wow. Oh yeah. Bring you up. Yeah, come on. Soy un latino. Dilo, no te olvides. Dilo todo, solo los italianos aquí. Mira, los italianos, soy un latino. Mira, nos tienden a menos porque nos confunden con argentinos. Somos uruguayos. Uruguayos no somos latinos, no somos brasileños. A los dos brasileños los ponemos en un huevo.
en un huevo los uruguayos, porque somos uruguayos. Venga, un latino menos. Like.